900 ingressi, 600 commensali, un quintale di riso cucinato, 15 tipologie di piatti, sul podio dei più gettonati riso venere al gorgonzola, risotto degli alpini in trincea e risotto mirtilli e burrata, 800 porzioni di risotto, 200 di cinghiale e 150 di trippa, preparati dallo chef Gianluca Bellardone e dalla sua brigata di cucina. Insomma, un altro banco di prova superato per il carosello del risotto italiano, andato in scena alla discoteca Beverly Hills di Santià, sotto lo sguardo soddisfatto di Edoardo Raspelli, testimonial con il quale si parla dell'abbinamento tra un riso e un vino bianco della zona come l'erbaluce. Abituati a vedere quando andiamo al ristorante, per esempio, grandi vini rossi piemontesi che si aggiungono al risotto. Il risotto, io sono lombardo tra l'altro, e il matrimonio perfetto invece è l'utilizzo del vino bianco per fare un risotto nelle varie accezioni tradizionali di tutta l'Italia e in particolare l'Italia del Nord. E io credo che, ne sono convinto, che anche gli assaggi me lo dimostrano, me lo confermano, che l'unione di un vino bianco con una discreta acidità, con la morbidezza di un po' di burro o anche di olio di un risotto crei veramente questa sinergia di sapori, questo equilibrio di sapori molto, molto interessante. Invece il sindaco di Santià, Angelo Cappuccio, sottolinea il rapporto tra la cittadina vercellese e il riso. Beh, Santià e il vercellese ha naturalmente origini legate al riso e quindi naturalmente questa tappa ci onora della presenza anche del dottor Raspelli, che ha scelto appunto di essere qui nella nostra città, e quindi insomma siamo orgogliosi questa sera al Beverly Hills di poter presentare la nostra città, che ha sicuramente origini agricole, che poi naturalmente nel dopoguerra ha visto anche la crescita industriale per l'aspetto che riguarda l'indotto legato alla Fiat e all'industria automobilistica. Una città che naturalmente continua in questa prospettiva, ma che naturalmente prova con le associazioni e con l'amministrazione comunale a rappresentare anche quelle che sono le caratteristiche turistiche della nostra città, e cioè il carnevale storico, la via Francigena, alcuni percorsi che abbiamo voluto e alcune tappe importanti turistiche per fare in modo che la nostra città possa in qualche modo competere con le altre città sotto l'aspetto turistico. Questa tappa ci onora e rappresenta al meglio proprio questo territorio agricolo. E con l'accompagnamento musicale della Genio e Bubi Band, ecco che nella serata Raspelli è diventato anche chansonnier. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più, vanno con gli occhiali. Ma sono rimasto lì. E così, dopo aver consegnato la targa ufficiale della città di Santià, tra musica e riso, è ancora il sindaco a sottolineare il rapporto tra la musica e la sua città. Direi che questa città è proprio propensa alla musica. Se noi pensiamo che ci sono due bande nella nostra città, ci sono il gruppo Pifferi e Tamburi e poi abbiamo un istituto proprio con indirizzo musicale, una città proprio che rappresenta la musica e che ha dato i natali ad alcuni maestri della musica. Insomma, veramente una città che sa esprimersi con il volontariato e con l'organizzazione e la voglia di amministrazione per organizzare ed accompagnare eventi, grandi eventi per la città. Ed ora il carosello del risotto, divenuto in tour, si sposterà dal 30 ottobre a Cavaglià, nella storica sede del polivalente cittadino.